Ivan Tisci, un piacere rincontrarti. Com'è andata la tua stagione in panchina? Ma diciamo che sono contento per essere stata la prima esperienza in Serie C nel calcio professionistico dopo aver fatto un po' di gavetta nelle serie minori, quindi il bilancio è sicuramente positivo, peccato non avere terminato la stagione nelle ultime giornate, però guardo l'aspetto positivo che è stato quello della crescita sicuramente che c'è stata, della formazione che mi è servita molto e di essermi cimentato in un girone secondo C molto, molto complicato e formativo, quindi sono contento di quello. Non è che Ivan Tisci arriverà a sedersi sulla panchina dell'Adriatico? Sapete tutti benissimo che per me il Pescara è un pezzo di cuore, quindi io sono anche tifosissimo del Pescara e lo seguo a distanza. E chissà, magari un giorno mi farebbe piacere, perché comunque ma è sempre difficile lavorare nella città dove si vive e soprattutto quando si è proprio anche tifosi della propria squadra. Però adesso pensiamo a riposarci, poi vedremo in futuro cosa ci riserverà. Qual è il tuo pensiero sulla stagione del Pescara? Ma io ho seguito da vicino un po' le ultime partite e devo dire che al di là di tutto, per quello che era la rosa, una rosa molto giovane con giocatori sicuramente promettenti, è stata una stagione comunque dove sono stati sempre in una classifica buona. Poi è chiaro che il finale di stagione lo si sperava migliore, perché tutti quanti sperano di rivedere il Pescara in categorie diverse, però credo che alla fine abbia fatto un buon campionato.